quest'anno Taormina ha sfiorato il milione di presenze. Quale pensa possano essere i progetti che lei ha in serbo per il 2014 per questa città? Ma guardi, io le dico, il milione tranquillamente si può raggiungere e superare. I progetti, l'importante è consolidare quello che Taormina fino ad ora ha raggiunto, dico, in termini di progetti turistici, quello di puntare soprattutto una forma di promozione su quei mercati che in questo momento stanno attenzionando Taormina. Vedi i mercati turistici dell'est, vedi anche il mondo degli Emirati Arabi, che in questi ultimi anni hanno prestato attenzione al nostro territorio ma ancora non si sono affacciati totalmente. Quindi ritengo che questi due mercati, cercando di consolidare quello che è il mercato tedesco, austriaco o francese, che sono stati i mercati tradizionali, io ritengo che Taormina sostanzialmente può confermare questo trend di presenze turistiche e superarlo particolarmente in modo, ritengo, agevole, soprattutto se poi si punta anche a quello che fino ad ora è una grande potenzialità del turismo taorminese, il turismo congressuale. Questo è un segmento turistico che sicuramente una città come Taormina deve coltivare, incrementare e tenere ben presente, perché offre una potenzialità, ritengo, importante, e la testimonianza è quella che altre città che in questi ultimi tempi hanno mirato alla promozione del turismo congressuale hanno raggiunto risultati inaspettati, ed è un turismo che è turismo congressuale di incentive che in questi ultimi tempi va per la maggiore nei mercati internazionali, e penso che Taormina può sicuramente avere un grande risultato andando proprio ad attenzionare questo tipo di segmento turistico. Per quanto riguarda i due grandi appuntamenti annuali delle borse delle fiere internazionali del turismo, l'ITB di Berlino e quella di Moscovita, quella della fiera turistica di Mosca, io ritengo che tradizionalmente sono due vetrine come la World Travel Market di Londra, sono tre appuntamenti cui certamente non bisogna mancare. So che da qui a qualche giorno l'assessorato regionale turismo approverà il piano delle borse fiere internazionali, dove parteciperà la regione siciliana, e ritengo che Taormina dovrà anche essere presente, come lo è stata da sempre, creando anche con questa partecipazione a queste borse un momento, anche attraverso noi, un momento di sinergia con quelli che sono gli operatori turistici locali, perché è normale, dico, bisogna essere presenti in questi mercati, ma con un'offerta turistica che sia degna di questo nome, che sia il frutto di una sintesi fra quelle che sono le categorie produttive del territorio, presentare dei pacchetti turistici che siano appetibili, che siano diciamo importanti e che possono drenare presenze turistiche a Taormina. Quindi quelli sono degli appuntamenti che sicuramente la regione siciliana sarà presente come lo è stata negli altri anni. Lì bisogna ora, insieme alla regione siciliana e attraverso noi, coordinare l'offerta turistica, perché è inutile andare su questi mercati senza una proposta seria, senza una proposta valida, solo per fare praticamente una mera presenza, così registrare una nostra presenza passiva, ma senza cercare di attivare quelli che poi sono i tour operator che vendono il prodotto Taormina e vengono a visitare la nostra località turistica. Ho predisposto e mi sto attivando perché nel periodo di alta stagione, e direi dal 29 marzo fino al 31 ottobre, l'ufficio turistico accoglienza di Taormina sarà aperto dal lunedì al sabato. Dico, certamente dovrò praticamente fare una contrattazione, perché come lei ben sa i contratti collettivi ci impongono una contrattazione a livello anche locale, ma spero di sensibilizzare anche i sindacati, oltre che i miei colleghi, a dare la propria disponibilità praticamente con anche dei turni di recupero, perché lei ben sa il lavoro straordinario non ci viene remunerato, e pertanto, dico, appellandomi al senso di responsabilità dei miei colleghi e anche praticamente dei sindacati, spero di condurre a buon esito quella che sia praticamente la trattativa per tenere aperto il servizio, l'ufficio accoglienza e servizi turistico in transito anche nei giorni di sabato, e sperando anche, questo è un'anticipazione, chiederò anche all'amministrazione comunale di Taormina, vediamo se possiamo stabilire insieme una convenzione con praticamente il Comune di Taormina e un
una scuola alberghiera che è qui presente a Taormina, in modo da poter magari in sinergia tenere aperto anche la domenica. E vediamo, proporrò praticamente al comune di Taormina, vediamo anche attraverso un gettone di presenza che possiamo stabilire insieme, che da proventi che possono anche intervenire dalla tassa di soggiorno, perché ho letto il regolamento della tassa di soggiorno e mi sembra che c'è una voce che contempla un cespite da poter destinare a quello che sia il funzionamento dei servizi di accoglienza. E pertanto vediamo che con una convenzione, proporrò una convenzione al Comune e con l'Istituto Alberghiere, se possiamo utilizzare anche questi giovani in modo da poter anche praticamente allargare l'apertura anche alla domenica. Le dico che mi farò promotore quanto prima di una richiesta di conferenza di servizio che la organizzerò io con tutte quelle che sono le istituzioni locali e le forze produttive locali, perché è giusto che onde evitare di agire in ordine sparso, come diceva bene lei, conoscerci e creare un momento di pianificazione, di programmazione, che, in modo che non ci faccia andare tutti in ordine sparso. Per quanto riguarda la praticamente istituzione di una sede museale, che ben venga, lei sa bene che ogni attrattiva di ordine diciamo culturale che un territorio possa sicuramente mostrare, rivendicare e che possa essere diciamo momento di attrazione di segmenti turistici, proprio per valorizzare quella che è l'offerta del territorio di ordine culturale, e altro che ben venga, anzi, se ci sono, guardi, un altro mio grande pallino è quella dell'istituzione a Taormina del Museo del Carretto Siciliano. Io personalmente potrei avere anche la persona che potrebbe fornire un gran numero di carretti siciliani, dico a livello di 100-150 carretti, se trovassi insieme praticamente qui al comune di Taormina la sede locale dove poter fare il Museo del Carretto Siciliano, sarebbe una grande conquista per Taormina. Ma questo glielo dico non solo perché ci sono anche altre esperienze nel territorio che hanno portato praticamente ad drenare flussi turistici importanti in altre sedi, in altre località che rivendicano e vantano un Museo del Carretto Siciliano, ma anche perché dall'esperienza che noi, i miei colleghi, cogliamo nell'ufficio assistenza, vediamo che dei carretti, di quei pochi carretti, ne abbiamo uno qui nel nostro ufficio, l'attenzione che desta, l'interesse che praticamente desta la storia del carretto siciliano, la tradizione folcloristica siciliana riguardo al carretto siciliano, è secondo me un fatto che bisogna valorizzare e sottoporre ulteriormente in quella che è la vasta possibilità di poter offrire questo prodotto ai turisti che vengono a visitare Taormina. Quindi pertanto una delle cose che chiederò all'amministrazione comunale di Taormina è avere un sito dove poter allocare diversi carretti e fare il Museo del Carretto Siciliano. Questa è una delle mie diciamo principali anche rivendicazioni e richieste che farò al comune di Taormina, o a chi possa offrire un locale che sia praticamente idoneo alla collocazione di questi carretti siciliani.